In Oriente, nel lontano Oriente, quando qualcuno è condannato a morte, lo mandano dove non può fuggire, dove non può sapere quando il carnefice gli arriverà alle spalle e gli pianterà una pallottola nella nuca. Red Colorado mi è stato gentilmente inviato in anteprima mondiale da Michael F. qualche tempo fa, avevo fatto l'unboxing qui, potete vedere tutto il video. Come sempre questo è Nasodani, non mi seguite se non siete interessati alla profumeria di nicchia perché questo è un canale specializzato dove si parla esclusivamente di profumi di nicchia, anzi è il primo in Italia con questa tematica, perciò se mi volete seguire fatelo, però se lo fate fatelo bene, cioè cliccando la campanellina che vi attiva tutte le notifiche dei miei nuovi video, perché se ve li perdete è un peccato. Per chi non avesse compreso la citazione d'inizio video, spam! Schiaffettino correttivo sulla nuca, è una citazione tratta da un film di David Lynch che si chiama Lost Highway, e per chi non conoscesse David Lynch, spadapam, altro schiaffettino correttivo sulla nuca. Mi raccomando, andatevi a vedere questo film perché ha molto a che vedere con questa fragranza. Mi è stata appunto inviata in anteprima, è uscita appunto 2023, è uscita proprio qualche settimana fa. Fa parte di quella famiglia olfattiva definita come legnosa e cuoiata, anche se io la definisco anche un po' più aromatica e vanigliata. È calorosa, calda, erotica, sexy, io la definirei quasi sessuale. Molto potente. Non vorrei dire che mentre io la stia snasando sto avendo una poderosa erezione nelle mutande, però anche sì. Cioè, realmente è una fragranza che incarna le tre qualità principali ricercate più o meno nelle fragranze piacione, cioè è un head turner, fa girare le teste mentre camminate, è un best complimenti, vi fa ricevere veramente un sacco di complimenti, ed è anche un discreto beast mode, cioè durata e prestazioni veramente serie. Ve lo dico adesso così poi non me lo chiedete mille volte nei commenti. Note di testa: bergamotto, foglia di betulla, cipresso, pino, abete. Note di cuore: rosa, legno bruciato, cedro, pino, sandalo, legno di guaiaco e patchouli. Note di fondo: vaniglia, corno cuoiato. Red Colorado mi richiama tantissimo una scena ben precisa del film Lost Highway, Strade perdute di David Lynch. Non vi racconto la trama, è veramente complicatissima, bellissimo delirio linciano, ma c'è una scena in tutto questo davvero davvero molto molto memorabile, cioè la scena nella quale Patricia Arquette fa l'amore con uno dei protagonisti del film in mezzo al deserto. È una scena dark in mezzo appunto a questo deserto che potrebbe benissimo essere un deserto del Colorado, anche se non è in realtà il deserto del Colorado. In questa scena appunto c'è questo amplesso, questa scena molto erotica ma comunque sempre un po' inquietante, come ben David Lynch è abituato. Il punto più inquietante appunto nell'amplesso di questa scena con queste orchestrazioni dissonanti e questa sabbia del deserto che vola nella notte illuminata dai fari di un'auto. Lui dice a lei: ti voglio, ti voglio, ti voglio, e lei d'altro canto gli risponde: tu non mi avrai mai. Quindi è veramente un po' uno schiaffo in faccia, come quella scena, un dolce schiaffo in faccia. Intenso, selvaggio ed erotico sono le tre parole chiave che meglio lo descrivono. Le sue prestazioni non deludono nemmeno il cercatore più assiduo di scia e proiezione. Occhio però a non usarlo in spazi chiusi, teatri, ristoranti, no, io non ve lo suggerisco perché è troppo potente, ha troppa proiezione, potrebbe disgustare magari una persona che vuole mangiarsi un bel piatto in un ristorante a 3 stelle Michelin e vuole sentire l'odore del suo piatto, non quello del tuo profumo. Quindi mi raccomando, vacci piano, soprattutto negli spazi chiusi, non abbondare con gli spruzzi, 2, massimo 3 se sei in uno spazio chiuso, puoi abbondare un pochino di più se vuoi fare una bella passeggiata e farti un po' sentire, farti un po' notare. Questo si può fare, anche se non amo molto questo tipo di uso dei profumi, però so che c'è
a chi piace farsi notare per il suo profumo, ecco, potete abbondare un po' di più, sempre stando però all'interno della decenza, mi raccomando. La sua proiezione è molto molto intensa, può davvero anche quasi stordire. Red Colorado è invece ottimo per le passeggiate fuori porta, gli aperitivi all'aperto, un bel giro in un museo. Outfit più adatto, ma questo può andare sia dall'elegante al casual. La giacca di pelle è la morte sua. È un Red Colorado, è un profumo mascelluto, un po' che richiama un po' i vecchi Fougère anni 80, anche se non è un Fougère. Sento tantissimo un'apertura balsamica e boschiva, molto verde e molto potente. Richiama questi boschi quasi umidi del Colorado. La sensazione può anche essere quella di accendere un falò in un bosco al crepuscolo. È una di quelle fragranze riscaldanti nel freddo, anche ciò dovuto alla nota di legno bruciato, che è davvero bellissima ed ammorbidita da questa vaniglia dolce. Red Colorado rivela una pelle vissuta, magari con qualche cicatrice, ma poi dopo questa apertura, diciamo virile e rude, non tarda a rivelarsi un cuore dolciastro, che definirei persino quasi tenero. Red Colorado è un po' un uomo con la barba incolta che va all'avventura. Bellissimo il legame tra il patchouli nel cuore e il cuoio nel fondo, addolcito da questa vaniglia morbida. Ti porta veramente nella natura selvaggia, in queste... Io immagino veramente questa scena di notte nel deserto, erotica comunque sia, una scena erotica, ma anche un po' inquietante, rude e con un pizzico di inquietante mistero. Crudo e tonificante, è un eau de parfum che apre comunque sempre in modo molto vitalizzante, è comunque uplifting, anche se denota anche delle caratteristiche molto contemplative e riflessive. È un po' il meglio di due mondi. Vediamo adesso la scheda di Red Colorado. Naso dovrebbe essere mica l'FC, ma loro hanno i loro nasi interni che poi non rivelano al pubblico. Anno 2023, la durata io ho visto che va dalle 8 anche alle 14 ore, dipende da dove lo spruzzate, come la giornata. Come sapete la durata varia un po' da persona a persona. Sillage molto intenso, proiezione 3-4 metri, perciò davvero ragazzi, occhio, non mi fate fa figuracce, cioè non fate che lo comprate, ve ne spruzzate, non so, 15 spruzzi, andate in giro e mi dite: ah, mi hanno detto che è troppo potente. Ragazzi, io ve l'ho detto prima, sappiate che ve l'ho detto prima, non esagerate con gli spruzzi, mi raccomando, se no fate le figuracce. Genere unisex, un po' più maschile, periodo autunno-inverno, anche primavera, me lo vedo pienamente. Creatività un bel 9 su 10, se lo merita tutto. Carattere crudo, erotico, intenso, selvaggio, sensuale, misterioso, boschivo e balsamico, e chi più ne ha più ne metta. Blind Buy, io vi direi, cioè, se amate questo tipo di note, questo è un blind buy sicuro, cioè non sbagliate, non potete sbagliare con una cosa del genere. Se amate il legno bruciato, la vaniglia, un pizzico di cuoio, le note balsamiche boschive, ecco, sono perfettamente miscelate, quindi non potete sbagliare con un blind buy in questo senso. Come vedete, io i blind buy, quando sono sicuri al 100%, non ho timore a consigliarveli. E in questo caso ve lo consiglio al 1000 per 1000. Lo trovate nel sito di Micalef, nelle varie profumerie in Italia, e tra l'altro c'è una profumeria qua di Modena che vi offre un coupon del 10% sull'acquisto dei Micalef. È la profumeria Brame, gestita da Elisa Malagoli. Vi metto poi sotto nel commento, nel primo commento, tutti i dettagli di questo coupon. Bene, per questo video è tutto, spero che questo video di Red Colorado vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like se il video vi è piaciuto, perché non vi costa nulla. Abbonatevi al canale, perché insomma il programma degli abbonamenti, gli adepti premium sanno che conviene abbonarsi al mio canale. Quindi abbonatevi al mio canale e sosterrete sempre Nasodani, il primo canale d'Italia in cui si parla esclusivamente di profumi di nicchia. Noi ci vediamo presto al prossimo video. State incollati al canale, perché arriveranno presto le profumistiche novità, e con Nasodani non sbagli mai. Ciao!